L'inizio del 2024 per la Scandone non è stato positivo. I biancoverdi di San Filippo vengono superati con il punteggio di 75-62 a Marigliano, offrendo forse quella che è stata la peggiore prova dei lupi ad oggi, una gara sottotono da parte di Trapani e compagni, prestazione tutt'altro che positiva. Avellino che ha sofferto in particolar modo l'energia della squadra di casa, i biancoverdi sono stati manchevoli sia sotto l'aspetto delle realizzazioni che sotto il profilo difensivo, solo 62 punti segnati, per una squadra che ha dimostrato in stagione di poter fare molto meglio, uno Scandone che è sceso sul parquet senza troppa attenzione, con i padroni di casa che ne hanno approfittato. Via è parziale di 11-1 per la squadra di Farina, che ha confermato la crescita delle ultime settimane. Avellino non ha saputo reagire e ha chiuso la prima frazione sul 24-9. Secondo periodo solo Pichi accende la luce in attacco per i biancoverdi, che cadono sotto i colpi di Cimminella, 38-28 al ventesimo. Non cambia la musica nei restanti 20. La squadra di Coccio Farina trova canestre e giocate importanti, mentre la Scandone più volte cerca di entrare in partita senza riuscirci, ed il match si conclude 75-62. Domenica, altra sfida esterna contro Corato. Nel frattempo si continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un altro elemento che possa permettere di allungare il roster.